Magari sono dei ladri che controllano se il capo è lì. Squilla il telefono e te ne vai avanti così. Non te lo permetto, eh? Sì. È il segnale. E fai festa! Dai, apri. Ma che eleganza! Ecco la tua cravatta. Tu come vuoi? Non liberare mai, non devi puntare. C'è gente che si spacca la... Che cosa? Mi tira un po' la... Dai, ecco qua, secondo te. Contatta con l'artista, troviamo una giovane. Torno su. Pazzo Max! Allora, complimenti, sono bravissimo, sei un bravissimo attore, poi ti vuole spesso mi facciarmi, complimenti davvero, sei bravissimo. E allora, perché c'è la telecamera? Perché vorremmo farti due domande, perché poi queste domande verranno pubblicate sul nostro sito del Lenz. Allora, una domanda è, per una volta che vivi in protea i soldi... E c'è anche da dire che è il mio debutto a teatro, quindi sono un novizio. Grazie davvero. Da dove vieni? E Paola, in provincia di Cosenza. Ah, quindi sei del sud come noi. Si è vista la differenza. Ah sì. Scusi, io prego. Allora, lei ha capito che quando... L'ho capito. E infatti pensavo che non volessero applaudire, tipo, non ti battiamo le mani perché sei scarso. Però vi chiedo scusa perché non lo sapevo. Perché è così? Perché appunto noi non sentiamo, quindi sono una di quelle nostre vecchie. E invece l'applauso... Le cose si imparano. Poi sembra bello, sembra di stare al concerto, no? Bello, grazie. Grazie. Grazie a tutti, grazie. Mimmo. Buonasera, poi mi manda in video, ma io non ci posso andare. Allora, è la protagonista dello spettacolo, la prima domanda, allora la prima cosa è la comunale da prendi. Allora, praticamente queste domande le fanno un po' migliorare sul nostro sito Lenz. Sì. Allora, è la prima volta che vede i soldi oppure li ha già incontrati altre volte? No, è la prima volta. È la prima volta, anche se io ho fatto uno spettacolo che riguardava questa cosa, perché ho fatto Anna dei Miracoli, che la protagonista era Helen Keller, che lei è cieca anche, no? Sorda e cieca, quindi in quel periodo io poi ho frequentato tutto il prossimo per capire bene, però lì era diverso perché lei non vedeva anche, non vedeva. 5 minuti e arrivo. Però è la prima volta che vedo a teatro, cosa meravigliosa questo saluto così, questi applausi così, bellissimo. L'applauso è appunto risolto, questo qua è il segno che... Io ho studiato il linguaggio, lo spettacolo, quello proprio appunto, con le mani, no? Per Anna dei Miracoli, però questa qui dell'applauso non l'avevo mai vista, è meraviglioso. Capito.
Lorena Perone è una persona famosa, ha fatto film, teatro. Preferisce il cinema o il teatro? Preferisco il teatro perché l'ho scelto proprio, è la mia passione, lo metto davanti a tutto. Ho fatto soprattutto scelte che riguardavano il teatro, quindi alla fin fine posso dire che preferisco il teatro, anche se amo molto il cinema. Però il teatro mi piace l'approfondimento che si fa sul testo, sull'attore, la possibilità di approfondire sera per sera che in cinema non c'è, questo c'è più istintivo e più immediato. Ho capito. Collegandomi alla lampadina galleggiante, infatti è il regista di Woody Allen. Ma hanno fatto un film oppure solamente hanno fatto Non credo che sia stato mai fatto un film, non l'ho visto ma non mi pare. È solo un testo teatrale che è stato rappresentato per la prima volta in Italia, peccato perché è bellissimo secondo me e non si era mai visto. E lui l'ha scritto negli anni 70, mi pare. Quindi è un testo che lui ha scritto negli anni che faceva Manhattan, Io Annie, insomma quel periodo lì. Lui è l'autore, la regia invece di Armando Pugliese. Ah? Armando Pugliese. Pugliese. Grazie per la vostra disponibilità ad averci accettato. Vuole dare qualche suo messaggio alla comunità sorda? Ma io penso che come tutte le persone che poi hanno una particolarità, perché questa la trovo una particolarità, vedete il mondo in un altro modo, forse sicuramente più interessante del nostro, mi piacerebbe capire come lo vedete, che veramente penso che per noi, per un attore è molto importante avere un occhio diverso, vi arrivano le cose in modo diverso, anche più forte, siete più attenti a certe cose, quindi è un mondo che insomma mette l'accento sul mondo in un altro modo, quindi questo penso che sia così, poi posso sbagliarmi, però penso che avete questo dono di vedere il mondo in un altro modo. Le persone, penso che li giudicate, vi fate un'idea delle persone in modo diverso da noi, e forse più profondo, noi siamo più, ci facciamo appunto, come devo dire, colpire dalle sterilità, dall'atteggiamento, dai suoni, dal modo di parlare che ti può ingannare una persona, voi vedete la verità forse. Grazie del suo messaggio, poi se lei ha la curiosità di visitarlo è www.enzmessina.it. Enz? Con lei, ok. Enzmessina.it, tra 2-3 giorni lo pubblicheremo. Ah, sì, lo voglio vedere, assolutamente. Sì, grazie. Sì, assolutamente, facciamo grande, ma poi...